Buongiorno a tutti, come promesso ci siamo oggi per parlare di integrazione, ok? Io ho promesso di parlare di integrazione, fammi abbassare poco a poco così non vi sparo troppo in luce. Buongiorno, allora, io sto provando di fare una cosa in contemporanea, sto provando di legarmi alle mie stesse dirette così posso vedere le domande, perché molti di voi mi avete chiesto di parlare di integrazione, che secondo me va proprio a ceccio considerando il periodo dove ci troviamo, perché ci troviamo in un momento dove siamo impigriti, allargandoci, magari sfogandoci un po' troppo su il cibo consolatore, perché ci troviamo scombussolati, la parola è giusta, è scombussolati, scusate, ma siccome volevo partire in diretta, non ho preparato questo, diciamo, questo binomio in contemporanea, in tempo reale. Allora, vediamo se riesco a pescare mia stessa diretta. Ci siamo? Sì, ci siamo. Ok, così io vi posso leggere. Allora, vediamo se ci riesco a farlo. Ok, buongiorno a voi. Ciao Maria Bruno, ciao Daniela, ciao Ilenia. Ok, ci siamo. Allora, innanzitutto, non è soltanto un problema di essere, diciamo, in quarantena, non è soltanto un problema di essere, non è solo il problema della quarantena, perché il fatto di essere pigri, il fatto di essere inattivi, purtroppo è una piaga, io lo devo dire, è una piaga. Vedo tante persone che dicono non ho tempo, non ho voglia, sono pigro, non sono uno sportivo, e vi etichettate, diciamo, pigri, e questa, la pigra porta pigra, facci caso, che ti viene, più che ti rimani sul divano, più ti senti a poltronirti, poi ti vai a letto e poi ti senti abbruttito, ti senti tipo pesante, ti senti affaticato. Ok, così la prima cosa che vi devo invitare di fare è di ricominciare di muovervi, ragazzi. Cominciamo a muoverci, magari due volte al giorno, lo facciamo subito la mattina, mettiti le scarpe, bevi un caffè e parti, e l'altro io lo faccio verso le 6:30 di sera, prima di cominciare la cena, tutto, preparare la cena, portare loro fuori, perché loro devono fare il loro giro fuori, e per recuperare anche la sera. Perché lo faccio? Lo faccio perché il mio fisico pensa che io sono più movimentato durante l'arco della giornata. Allora, partiamo dall'integrazione oggi. E perché serve l'integrazione? Perché non è abbastanza solo dieta e movimento. Non è abbastanza. Noi cominciamo ad invecchiare dopo 25 anni. A 25 anni, allora, come costruisce? Il nostro metabolismo rimane veramente attivo fino a circa 15 anni, e se ci fai caso ci sono più o meno tre freni metabolici molto evidenti durante l'arco della tua vita. Intorno all'adolescenza cresci, 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 poi quando cominci a rallentare in altezza, facci caso che a un certo punto, bam! Da giorno alla notte, dalla mattina, dalla sera precedente, cominci a ingrassare. Ci è successo a tutti durante la fase adolescenziale. Chi 15 anni, chi 17 anni, noti a un certo punto non puoi più mangiare tutto quello che mangiavi il giorno precedente. Questo è il primo freno metabolico, perché smettiamo di crescere in altezza. Secondo freno metabolico, più o meno intorno a 30 anni, ma la verità è che cominci a 25 anni, è soltanto che cominci a notare i strascichi verso 30 anni, perché il nostro fisico continua a crescere, in particolar modo la struttura ossea. Se tu vedi una ragazza che è adolescente, è molto rotonda in viso, man mano che arriva a 25-30 anni diventa più donna, perché lo zigomo si esce fuori, e la mandibola esce fuori, perché nostri ossa continua a crescere e irrobustirsi, sì, fino a 25 anni. Dopodiché la macchina è finita, la macchina esce dal concessionario e cominciamo il mantenimento, ok? O lo sfascimento, la decisione è nostra. Allora, vediamo se mi state scrivendo anche qui. Provo di metterlo qua, fammi vedere se riesco a vedere i vostri commenti in tempo reale. Buongiorno. Gian Farinascere, sono d'accordo con te, Vale, buongiorno a tutti quanti, ciao Rita, scusa Giro, il trampolino lo posso fare con le scarpe bascolanti? Assolutamente, 100% no, ok, perché il trampolino è già
è già instabile, non devi aggiungere una scarpa instabile a trampolino perché il rischio della tua caviglia è grande. Scarpe di ginnastica per trampolino non instabile, non bascolante e non a piedi nudi, perché salti a piedi nudi cominci a spingere solo sulla punta del piede, questo ti fa infiammare i polpacci e non ho mai conosciuto una donna italiana di regime. Mi fa crescere i polpacci. Magari l'ho conosciuto uno, ma uno su 10, uno su 100. Ok, torniamo qua. Buongiorno Pia, buongiorno Tiziana, buongiorno, buongiorno tutti. Allora, torniamo su questo fatto che il nostro corpo da 25 anni comincia a invecchiare. E molte persone dicono che posso vivere nella ben di Dio, ma ci sono delle cose che si chiamano ossidazione cellulare, l'accorcimento dei nostri telomeri. Telomeri sono i finali della nostra geni, ok, genoma, che vanno a accorciarsi con l'età. Noi nasciamo, noi siamo concepiti con 20.000 telomeri, nasciamo con 15.000 telomeri e moriremo a 5.000 telomeri. È molto importante tenere la lunghezza del telomero lungo, ok, perché sono fotocopie del nostro DNA che vengono riposizionate nella cellula, le cellule nuove, e affinché questo funzioni in modo lineare, perfetto, integro, non ci sono degenerazioni cellulari che possono portare altri mali che io non vado ad elencare, perché non lo vado ad elencare. Però la verità è che se io voglio rallentare il processo di invecchiamento, lo posso tranquillamente fare. Uno è il movimento, è che va bene. Ma quanti di voi avete visto, anche le mie colleghe, scusami, abbasso ancora poco poco la luce che mi vedo molto molto illuminata, che sono super tonici, super magre, ma sembrano nelle sciarpe in faccia, ok? Perché? Spesso e volentieri vanno fuori senza creme solari, non si proteggono dai raggi solari, dal fotoinvecchiamento, sì, per ossigeno no, e di conseguenza si creano più radicali liberi di una persona normale, ok? E così, possono essere super magri, ma la pelle, com'è la pelle? Allora, se noi vogliamo integrare la nostra vita, noi possiamo rallentare il processo di invecchiamento migliorando senza grandi sforzi economici per avere risultati. Io ho 51 anni, ok? Ho 51 anni, ok? Sono in menopausa da 8 anni, questo va detto, perché comunque sembra avere una pancia in menopausa, ok? Allora, la pelle, i capelli, vogliamo parlare delle mie amiche che sono in menopausa. Come sono i capelli in menopausa? Cominciano a perderti. Io mi ricordo, sono andata alla Rai un paio di mesi fa, la prima cosa che l'ha fatto, la parrucchiera si è messa le mani dentro i miei capelli, cercando le extensions, ho detto no, sono i miei, ok? Così, oggi, buongiorno Elisa, allora, quando si finisce di prendere un integratore, si può prendere subito un altro, tipo finisco caffè verde e il giorno dopo inizio porcolina. Brava Elisa, allora, cominciamo a parlare come integrarci e perché. Assolutamente, il corpo, ritorno un attimo indietro a Lisa per spiegare questo concetto. Il corpo, ok, ci sgama. Il corpo vuole risparmiare energia, non la vuole spendere, ok? Questo è incluso di energia, invecchiamento e anche allenamento. Avete mai notato che se io mi alleno sempre allo stesso modo, dopo 8-12 settimane non ho più un miglioramento, ma ho un mantenimento, no? Perché il corpo trova su omeostasi. Allora, se tu sei un antisportivo, ti faccio allenare, fai whoop, e poi a un certo punto il tuo corpo dice ok, questo è il nuovo status quo e aspetta che tu ti alleni tutti i giorni. Uno dice oggi ti alleni troppo. No, il mio fisico è tarato di essere allenato come mi alleno tutti i giorni e rimango come sono. Non è che divento più muscoloso o più magro, no, rimango dove ci sono. Allora, la stessa identica cosa succede per la nutrizione e per l'integrazione. Se io mangio sempre la stessa identica cosa, non va bene al corpo, perché il corpo poi si può assuefare, perché ci serve tante frutte e verdure, addirittura si consiglia di mangiare 18 diverse verdure a settimana per andare a trovare, diciamo, le proprietà organolettiche delle fitoterapici dentro, no? Sali minerali, vitamine, fitoterapici, fenicolli, polifenoli, scusami, e tutto questo perché andiamo a variare. Stessa identica cosa con Elisa, la mia risposta è sì,
Facciamo dei cicli, ok? Perché io voglio tenere il mio metabolismo attivo. Perfetto, allora io posso cominciare con un caffè verde. Tu hai parlato di caffè verde. Questo è il mio più grande prodotto, più venduto in assoluto di tutti i miei prodotti, perché è anche il primo. E questo è concentrato 50% di acido clorogenico, colui che riattiva il metabolismo. Attiva, cioè, diciamo, tonico per il metabolismo, sostegno metabolico ed antiossidante, ok? L'antiossidante aiuta il metabolismo cellulare. Una cellula giovane consuma più energia di una cellula senescente, vecchio, ok? Così gli antiossidanti già ti aiuteranno a potenziare il metabolismo. Ma facciamo caso che io faccio 2 mesi di caffè verde e facci caso che il mio integratore è 1 al giorno. Difidatevi delle persone che dicono: perfetto, ti do 120 capsule, ma le devi prendere 4 la mattina, 2 a pranzo e 4 la sera, perché dovete capire che cosa fa funzionare un integratore e che non fa funzionare un integratore. Perché una ragazza mi ha scritto l'altro giorno dicendo: Gil, io ho provato con caffè verde e garcinia, non tuo, perché il tuo è diverso? Beh, ti spiego perché il mio è diverso. Innanzitutto sono freschi, noi facciamo piccolissimi lotti, ok? Preferisci prendere una brick di latte, diciamo, munto ieri o 4 giorni fa, ok? Così quando io ho le principi attivi freschi, sono già di per sé più potenti e non arrivano quasi mai alla scadenza di 2 anni i miei integratori, perché ho un anno a loro date di scadenza, perché li facciamo, li vendiamo, li produciamo, ok? Li facciamo piccoli lotti. L'altra cosa è come viene estratto il principio attivo, perché l'integrazione segue un filiere totalmente diverso dalla farmacia, ok? Un farmaco, per motivi ben evidenti, è matematico. 100 mg di aspirina sarà sempre 100 mg di aspirina se lo compro da Pinco Pallino, da Pifarolino o di Pappalapa, ok? Perché comunque è farmacologico, è matematico. L'integrazione è meno controllato e di conseguenza è un po' più una giungla. E in questa giungla le persone ti possono prendere per i fondelli. Allora, siccome io ho un'etica mia, perché ci metto la faccia, ci metto la mia professionalità, e se sbaglio uno, pagano tutti i miei prodotti, tutti i miei consigli, perché se una cosa si toppa, poi le persone dicono: ma Jill Cooper non è una persona seria, ok? Allora, io e Leonardo Scanzano, innanzitutto su ogni scatola c'è il numero telefonico, indirizzo dello stabilimento dove è stato prodotto. Ditemi voi in internet quanti ti danno una faccia dietro il prodotto. Cioè, tu ogni tanto vai su internet e dici: non trovo il numero, chi chiamo? E se chiami, becchi, non lo so, un messaggio telefonico, se esiste, ok? Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che come la produciamo? La produciamo comprando l'estratto standardizzato di quella pianta, non la pianta. Io potrei tranquillamente prenderti caffè verde power, caffè, chicchi di caffè. Ok, mi prendo una busta di chicche di caffè, le posso frullare, impasticare e dartigli. Ma non saprò mai quanto caffè verde effettivamente, la parte del caffè verde che mi serve per darti quel risultato, ok? Non voglio parlare di quello perché è troppo pesante, però parliamo di vino, ok? Io ti posso prendere le uva, ok? L'uva può essere da un brico che la compro, diciamo, in plastica da discount, o può essere una bottiglia che costa 2.000 euro, ma sempre vino è. Qual è la differenza? E come viene lavorato? Come viene concentrato? Il terreno dove viene coltivato, perché il terreno dove viene coltivato dà a quel vino il suo gusto. Stessa identica cosa di integratore. Come viene trattato la principe base della pianta, estrapolando con un percorso farmacologico l'estratto della pianta che ci serve, perché per esempio il caffè verde power a noi ci interessa l'acido clorogenico. Su Garcinia Cambogia ci interessa l'acido idrossicitrico, standardizzato 60%, standardizzato 50%, tra le più alte sul mercato, ok? E la dobbiamo, allora, buongiorno, 54 anni, morena, ok? Dici: dopo aver perso 5 kg non riesco a scendere più, faccio anche pochino di attività fisica con tuoi video, ma non scendo, mi consideresti degli integratori? Allora, morena, a 54 anni, immagino che sei entrata in menopausa, ok?
Il nostro corpo, man mano che si invecchia, comincia a chiudere baracche e burettini, particolarmente in modo nel metabolismo. Il movimento è fondamentale. Io non ti posso dire che a 54 anni io a 51 anni, che fra poco saranno 52, sto così senza muovermi, perché è impossibile. Non esiste la singola bacchetta magica. Ma per le mie amiche in menopausa, caffè verde, la prima che te lo dico, perché agisce proprio sul metabolismo, ok? Invece la mia amica Lisa ha detto, posso cambiare? Dopo che ho finito il caffè verde posso andare a cambiare? Assolutamente sì. Ma adesso voglio parlarvi delle mie potenziatori di metabolismo, perché è vero che tutti potenziano il metabolismo, ma lo potenziano per motivi diversi e agiscono sul vostro corpo in modo diverso. Allora, Mela Slim, per chi ha la pancia gonfia, chi ha problemi di glicemia alta, per chi ha un problema di essere che anche a forma di mela, Forscolina per chi è forma di pera, poi dopo vi spiego tutto, Caffè Verde Power per chi ha un metabolismo lento e ha magari grasso sulla pancia o sui fianchi, poi Garcinia Cambogia per chi soffre della fame nervosa. Chi ha la fame nervosa, Garcinia Cambogia te le toglie, cioè proprio non te le senti più, e di nuovo Garcinia Cambogia ci aiuta con il grasso sul braccio, sulla pancia, sui fianchi. Allora, uno dice, perfetto, io sono a casa, mi trovo ingolfata, ok? Mi trovo ingolfata, mi trovo il momento che guardo il cibo in grasso, qual è il problema? Il problema è un rallentamento metabolico, ok? Ti volevo chiedere quanti pastiglie di caffè verde si può prendere al giorno? Olga mi sta chiedendo. Una al giorno, allora Olga, una al giorno. Allora, c'è questa un'altra cosa che voglio sfattare un attimo. Molti di voi pensate che se io prendo più pasticche di un integratore all'arco della giornata, io posso avere più risultati. Ma non è così. Noi, se sono di fronte a voi in questo momento con 7 kg, 10 kg in eccesso, 15 kg in eccesso, non ho messo in una settimana quei chili in eccesso. Il mio fisico piano piano si è rallentato e devo far sì che il mio metabolismo si riattiva. Ci richiede tempo, noi siamo in questo momento in uno stasi metabolico, non dobbiamo pretendere di perdere 10 kg in 10 giorni, non sarebbe salutare e non è realistico, e chi te lo promette è un grandissimo frottolone. Ma se non partiamo, se non cominciamo, non arriveremo mai a nessuna parte. C'è una certezza, stiamo invecchiando, il metabolismo si sta rallentando e i muscoli, se non li alleno, si smantellano, e dopo i muscoli che si smantella anche le ossa. Ok, detto questo, ci dobbiamo ripartire. Allora, buongiorno. Di solito questi acceleratori di metabolismo mi creano tachicardia. Allora, Sabina, quali delle mie ti hanno creato tachicardia? Io voglio essere sicura che stai parlando dei miei, perché ci sono delle eccipienti che sono tipo l'arancia amara, ci sono diversi che possono darti tachicardia, non stanno qui. Perché io li chiamo schiccherosi, non mi piace nessun integratore schiccheroso, perché io sono un'iperattiva e quando mi alleno e se qualcosa mi sfarfala il battito, per esempio io non bevo Red Bull, la taurina ti può dare troppo carico sul cuore, a me mi segue letteralmente le gambe, perché io già porto il mio cuore tranquillamente durante una gara anche a 180 battiti al minuto, tranquillamente. Io sono brachicardiaca che da ferma, io sono più o meno 48 battiti da seduta, ma posso portare il mio cuore in quando sto gareggiando a altissimi livelli. Allora, io sì, grazie Sabina, dici non sono i miei, ok, perfetto Sabina, stai tranquilla. I miei integratori non danno tachicardia. Allora, molti dicono, ma Caffè Verde Power potrebbe dare tachicardia. L'acido clorogenico, allora, c'è una minimissima parte di caffeina nel caffè verde, che è un chicco di caffè non tostato, ok? L'acido clorogenico diventa caffeina durante la tostatura, ok? Così se tu bevi un caffè al giorno, ok? Se tu non bevi caffè al fatto, perché proprio sei allergico al caffè, no, non lo prendiamo. Se c'è allergia in atto, non prendiamo caffè verde. Ma non dà tachicardia, lo posso prendere in pomeriggio, non mi dà insonnia, e state tranquilli, ok? Poi,
Mario Antonietta, Giorgio, ho 45 anni, non sono in menopausa, posso prendere il caffè verde? Certo, no, no, caffè verde, secondo me, dopo 30 anni lo possiamo prendere. L'altra cosa di caffè verde è meravigliosa, ragazzi, dà energia a bomba e serve l'energia quando vogliamo allenarci bene, perché l'intensità del mio allenamento è fondamentale per avere i risultati. E l'altra cosa è un drenante, cioè ti aiuta proprio a drenare il caffè verde, così tu vedrai non solo che si riattiva il metabolismo, cominci a essere più serena alla tavola, perché quando il metabolismo funziona, e funziona bene, torni alle tue 20 anni e riesci a mangiare anche con più serenità e ti dà energia. Ok, mi è arrivato il tappeto per saltare, tramite, vuol dire che mi ha detto per, non mi hanno fatto, ok, questa Stefania per questa... Allora, per Stefania, per qualunque cosa di una consegna, di un problema con i corrieri, ci scrive a info@cosport.com, ok? E quell'email, c'è mio marito dietro quell'email e ti aiuta proprio a risolvere i problemi anche della questione di logistica, ok? Però ritorniamo sul tema. Io soffro di pressione bassa, posso prendere tranquillamente i tuoi integratori. Allora, pressione bassa, ma stai bevendo abbastanza acqua? Ok, anche questo è molto importante, perché l'acqua ci aiuta la pressione. Ma e poi questa è una domanda che vi faccio a tutti quanti. Bevete acqua? È molto importante che bevete acqua. Se non bevete acqua, ti apri a mal di testa, cefalee, crampi, una sensazione di essere un po' poco concentrato, non va bene assolutamente per la pelle e quant'altro. L'acqua è la prima di tutto. Però andiamo avanti. Dove possono acquistare? Si può trovare tutti questi integratori sul mio sito colesport.com. Ti dico perché si chiama Colesport. Mio marito si chiama Carbone. Carbone in inglese vuol dire coal, ok? Carbone. Il carbone, se viene premuto e messo sotto abbastanza, diciamo, pressione, viene plasmato in un diamante. Ecco perché il mio sito si chiama colesport.com. Però andiamo avanti. Allora, forma di pera. Una donna che è ginoide, una donna di ginoide, già di solito il punto di vita è molto piccola e si porta grasso qua e su tutta la parte qua. Noi abbiamo visto che con forscolina, abbiamo visto che questo potenziatore di metabolismo da prendere uno la mattina, ok? Non prendere, questo ti dà tanta, tanta energia, cioè proprio questo dà tanta energia, tanta forza per allenarvi se siete qualcuno che si sta allenando tanto, ha bisogno di forza muscolare, forscolina è eccellente. Eccellente per gli uomini anche, forscolina è eccellente per gli uomini. La cosa interessante che abbiamo notato con le prime e dopo di forscolina è come è riuscita a eliminare l'accumulo di grasso in questa zona. Now, le donne che sono forme di pera purtroppo sono geneticamente predisposte di avere un deposito 6 volte tanto nel corpo, ok? 6 volte, 6 a 1, una predisposizione di depositare grasso sulla zona gag, ok? Proprio gambe addominali e glutei. Perché? E sono proprio, io lo chiamo la batteria dei bambini, ok? 6 volte 1. Siccome il nostro corpo è un, vuole sempre risparmiare energia, è un po' un, come si chiama, un furbetto, quando c'è da richiedere i grassi, facci caso, sei una donna ginoide. Abbiamo tutte amiche che sono donne ginoide, cioè abbiamo magari mamma, un'amica, tutto quanto, e loro si allenano, si allenano, si allenano, si allenano, diventano sempre più sciupate sopra, così, in minuto, e qua non si schioda niente, non si schioda niente. Poi tu ritorni, e loro magari cominciano di nuovo a mangiare, e ti trovi che loro rimangono scavati in viso e diventano più larghi sui fianchi. Perché purtroppo una donna ginoide forma pera, è disposta geneticamente di mettere 6 volte 1 a depositare, 6 volte 1 a rilasciare. Così il mio corpo, quando cerca grassi da bruciare, gira il corpo e cerca i ricettori sulle finali delle vostre cellule di grasso dicendo mi serve grassi, me le dai? Loro si dicono sì, te le diamo, te le diamo. Qua sotto dicono pifferone, te le do questo grasso, ok? Però abbiamo notato che con forscolina riusciamo a stimolare il metabolismo ad agire in modo metabolico anche sui grassi più geneticamente predisposti a rimanere inchiodati, ok? Forscolina eccellente per le mie amiche che sono ginoide. Poi
Mela Slim. Allora, forse voi non sapete quanto io sono appassionata della microbioma, ma io sono fissata con la microbioma da anni. Nel mio ultimo libro, Il Metodo, parlo tantissimo della microbiota, microbioma, diciamo il nostro secondo cervello che vive nelle viscere, ok? E vi faccio vedere perché è così importante, perché il microbioma è responsabile del tuo umore, ok? Se noi siamo depressi, a volte siamo depressi perché abbiamo poco serotonina, che è un neurotrasmettatore, che per esempio tutti gli antidepressivi prodotti sul mercato agiscono sulla serotonina. Ok, 90% della serotonina è prodotto nelle viscere. La serotonina agisce anche sull'assenza di appagamento e di fame. Se io sono depressa, io immagino che hai fame nervosa, ma sono, me la gioco proprio, veramente tutto, metto tutte le mie fiche sul rosso, ok? Perché i neurotrasmettitori ci aiutano tantissimi a aiutarci con il metabolismo, il livello di fame, il livello di consumo energetico, ok? Ma anche il nostro sistema immunitario. Dove sono i miei probiotici? Oh, ce l'avevo. Ho perso i miei probiotici. Io ho ProbioActive, che qua non lo sto trovando, ma è un altro dei miei prodotti. Ma adesso andiamo a parlare delle viscere. Perché se io riesco di ripristinare la salute del corpo, tu dimmi magrirai. Ok, i nostri nonni, se facci caso, erano tutti in linea. Perché mangiavano tanta verdure, tanta integrale, mangiavano molto genuino, chilometro zero si muovevano tanto perché avevano molto meno, diciamo, aiuti, cioè i piatti andavano lavati a mano, i panni andavano lavati a mano, si doveva comunque curare magari il giardino o l'orto, cioè i nostri nonni erano più in forma. Allora, provate di smettere di cercare la bacchetta magica, perché anche l'altro giorno qualcuno ha detto: Jill, sono ipotiroideo, non mi muovo, posso usare un integratore e mi darà risultati. Dai ragazzi, dobbiamo anche essere molto onesti qua. Io non dico che questo sostituisce mangiare sano e movimento, e non sarei professionale, ok? Noi dobbiamo mangiare molto bene, ok? Muovere, ma poi arriviamo anche lì a un muro dove non riusciamo a superare, e con integrazione possiamo andare avanti. Allora, Mela Slim e il mio probiotici, che non li vedo in questo momento, aiutano a proteggere la parete addominale. Allora, molte delle persone, e sai, volete sapere, la porosità, cioè la celiachia, le persone celiache, 20 anni fa non l'abbiamo mai sentito. Non ne avevo mai sentito qualcuno che aveva problemi di glutine in un paese che vive di pasta e pizza. Da quando mai l'abbiamo sentito problemi di intolleranza al glutine? L'intolleranza al glutine è successo a causa di un cattivo, errato stile di vita, troppo stress, che rende le vostre viscere porose, ok? I tight junctures sono quelli che tengono la vostra parete saldo, allora diventa difficile per i nutrienti di passare. Qui abbiamo delle sentinelle lungo le vie intestinali del nostro sistema immunitario, dice ok, proteine passa, ok, microbo non passi, glutine, molecole glutine non passa, ma oggi come oggi abbiamo l'intestino poroso, che vuol dire che ci sono dei buchi, ok? Essendo poroso è più facile che il lattosio, il latte passa, o il glutine passa, o le tossine passano, o qualcosa, poi ci sono lipopolisaccaridi, che sono LPS, che esistono sui germi di Gram B positive, che sono devastanti per il nostro sistema immunitario. Allora, se io riproteggo, riserro la mia viscere, io automaticamente avrò una pelle migliore, sarò più soleggiata, sarò più, diciamo, positiva, avrò più energia, andrò meglio in bagno, ok? Così. Per le mie amiche, Mela Slim aiuta la proliferazione di un probiotico chiamato Acromantia. Acromantia è considerato un anti-obesogenico. Anti-obesogenico. Dato la florenzina, che è la principio attivo dentro questo prodotto, titolata 50% a dei topolini obesi, in uno studio scientifico, i topolini sono diventati magri, ok? Perché riduce l'assorbimento del zucchero a livello intestinale. Ma non è soltanto una questione metabolica, io quello che voglio parlarvi è del fatto che lui fa una sorta di mucilagine che è lungo, che protegge la parete intestinale, riducendo il passaggio anche dei
patogeni, non soltanto dello zucchero. A questo punto cominciamo a assorbire meno zucchero, cominciamo a assorbire, perché il vostro viscere sono all'esterno del tuo corpo, non sono all'interno. Pensa a te, è un tubo digerente, entra nella bocca e esce dall'altra parte. Questo tubo è dove noi dobbiamo trarre tutta la nostra energia, noi dobbiamo prendere tutto, le proteine, le zuccheri, sali minerali, potassio, magnesio, zinco, vitamine, tutto quello che fa funzionare la macchina. Ma quando noi mangiamo qualche cosa, ci sono anche muffe, batteri, virus che possono entrare via orale e le nostre sentinelle del nostro sistema immunitario, anche dalla via, diciamo, aria, dal polmone, cioè abbiamo tutte le sentinelle nel naso, nell'esofago, nei polmoni, nelle viscere, che ci proteggono anche da patogeni. È molto interessante questo. Ma io ti garantisco, se voi cominciate a pensare di far vivere bene il corpo risplende in tutto per tutto, ok? Allora, per le vostre viscere, per le mie amiche Mele Slim, che hanno una, sono a forma di mele, ce l'hanno tanto grasso sulla pancia, avete sempre la bramosia di dolci, cioè non riuscite a controllare questa voglia di mangiare qualcosa di dolce, Mele Slim abbinato a Pro Bioactive sono probiotici. I probiotici è un altro capitolo lunghissimo che dovrei affrontare, perché siamo già insieme da 30 minuti e non voglio veramente annoiarvi troppo. Ho appena fatto la lezione Super Jump, sono contenta. Spedisci in Inghilterra, purtroppo noi non spediamo in Inghilterra. Non sono in menopausa. Allora, ho una adipe sulla zona addominale. Allora, Daniela, per l'adipe addominale, Garcinia Cambogia. Ok, Garcinia Cambogia e caffè verde. Noi ne abbiamo due, lo puoi prendere. O Turbo Diet, che è una kit di loro due insieme per fare un effetto d'urto, faccio subito 2 mesi, caffè verde power la mattina, energia, drenaggio, metabolismo comincia a riattivare. Garcinia Cambogia lo prendo circa 30-40 minuti prima del pranzo, perché comincerò a non avere più fame dall'asso del pranzo fino a cena, che quello è l'asso più lungo di quando noi non dovremo spizzicare o mangiare male, ok? Ed è impressionante, Garcinia Cambogia è impressionante, tu prendi una Garcinia Cambogia, smetti, cioè, dimentichi di mangiare, la verità è questo. L'altra cosa, Garcinia Cambogia mando in bagno, perché Garcinia Cambogia aiuta i peristalsi, ok? Perché aiuta a muovere le viscere, perché le viscere sono legate alla digestione, che è legato alla serotonina, perché Garcinia Cambogia aiuta con il metabolismo dei grassi, equilibrio del peso corporeo, ok, trovare il giusto equilibrio, che vuol dire il metabolismo, ok, e controllo del senso di fame. Controllo del senso di fame, secondo me, è legato a questo fatto del neurotrasmettitore serotonina. Infatti Garcinia Cambogia è come prendere un raggio di sole, perché ti aiuta anche con l'umore. Quanti di noi siamo un po' sottotono, un po' in ansia in questi giorni, perché sentiamo in difficoltà, ok? Così ti può anche aiutare, un effetto antidepressivo, però ci aiuta anche a muovere le viscere, perché quando io sono in digestione, ok, la serotonina dice alle viscere: digerisci, va, così mi libero l'intestino e mi preparo per il prossimo pasto, ok? E volevo anche parlare di Enzymax. Enzymax è un fitoterapico di carciofo, cicoria, cardomariano e di enzimi digestivi. Per chiunque che è intollerante a lattosio, cioè, sai quando ti fai, perché prendi un digestivo dopo la cena? Tu prendi un digestivo, un amaro dopo la cena. L'amaro, esattamente come il carciofo, come il cardomariano, come la cicoria, che sono tutti amari, che carciofo è amaro, cicoria è amaro, gli amari al fegato aiutano la funzione epatica. Aiutando la funzione epatica, l'organo più brucia grassi del vostro corpo è il fegato, ok? Lui decide se lo depositi e se lo scindi e se lo bruci. E non solo, la bile che viene prodotto vicino al nostro, la bile del fegato, scende nell'intestino per aiutarti a emulsionare i grassi per essere poi eliminati, ok? Enzymax lo prendiamo uno al giorno vicino al pasto principale e ti noterai che digerisci meglio, dormi meglio. Ricordate, se non state dormendo, state ingrassando. Però, ripeto, io potrei parlare per le prossime 4 ore. Oggi volevo parlare degli integratori, quanto è importante di integrare
abbinato a una buona a nutrizione e al movimento per avere di più, perché invecchiamo dopo 25 anni. Se noi vogliamo cominciare a proteggere il nostro metabolismo, ci abbiamo i prodotti come Forspolina, Caffè Verde, Garcinia Cambogia, Mela Slim, L-carnitina e Glicofen. Per la pelle, ecco, non so se riuscite a leggere, questo è Skin Renew, ok. Skin Renew è uno dei miei prodotti che io proprio non ci posso vivere senza, perché Skin Renew, purtroppo la pelle invecchia, ragazzi, la pelle invecchia tanto, e Skin Renew ha preso la sera prima di andare a coricarci, ci aiuta a ricostruire e rielaborare le nostre collagene nel nostro corpo, perché il nostro corpo rallenta produzione endogeno attraverso le fibroblasti e le collagene circa 1,5% all'anno dopo 25 anni. Infatti a 30 anni cominci a notare prima rugosità, è vero? A 40 anni cominci a notare qua la prima lassità lungo, diciamo, la mandibola, ok? Se noi diamo collagene al corpo, stiamo integrando ciò che il nostro corpo non sta facendo in modo ottimale. Triconail, per i miei amici che mi dicono, i tuoi capelli, come riesci a tenerli così folti, così, diciamo, anche in menopausa, Triconail per le unghie e per i capelli. E poi voglio parlarvi di una cosa che assolutamente mi fa impazzire, è il mio Curcumax. Curcuma, micronizzato, 95%, più zenzero, più peperina. E questo è un po' tutto, è per serare la giuntura delle vostre viscere, per aiutare il fegato e l'apparato digerente a funzionare al meglio, che è sempre importante per scendere i grassi e per aiutarli a bruciare i grassi. E l'altra cosa, per la neurogenesi, si è visto che il curcuma aiuta, anche lo zenzero, aiutano a riprodurre i neuroni nel cervello. Questo ci aiuta il cervello a rimanere limpido, chiaro. La cosa bella di Curcumax è già dopo 5 giorni comincio a ricordare dove ha lasciato le chiavi e come si chiamano le persone. Chi ha 50 anni sa esattamente di che cosa sto parlando. E poi volevo parlare delle coccole, ok? Io ho questi caffè che sono liofilizzati, 100% arabica, liofilizzati e creati in Italia e fortificati di integratori. Se voi non volete prendere le pasticche e volete bere il vostro integratore giornaliero, abbiamo Caffè Plus Relax, che ha Garcinia Cambogia, ok, e Ganoderma, ok, questo ci aiuta proprio, ed Eka, così la posso prendere la sera. Il Ganoderma mi aiuta tantissimo, si chiama il fungo dell'immortalità, mi rilassa il cervello, mi permette di dormire bene la notte, così prendo una dolce coccola dopo la sera. E molti di voi non state dormendo in questo periodo a causa dell'ansia, così Ganoderma, però è molto importante per conciliare il sonno la sera, e se noi dormiamo bene tutta la notte, sto per preparare un nuovo libro con Sasha Sorrentino per voi, come dimagrire, c'è un capitolo lungo un chilometro sul sonno e per quanto è importante per il vostro corpo. Caffè Plus è la nostra caffè con Garcinia Cambogia. Aspetta, io ho messo anche un'altra cosa, però non ho i miei occhiali. Aiutami. Ah, tè verde, scusami. Tè verde altamente concentrato. Tè verde aiuta a drenare metabolismo di zuccheri, metabolismo dei grassi, ti aiuta il metabolismo, è un tonico mentale. E più c'è la Garcinia Cambogia che toglie la fame. Un caffè al giorno ti toglie la fame d'intorno, ok? È liofilizzato, solubile, 100% arabica, così per le mie amiche che non amano il caffè normale, di solito bevono questa anche senza zucchero. E poi questa è la goduria di tutte le godurie, eccola qua, abbiamo il cioccolato plus, allora un cioccolato caldo con Ganoderma, con Garcinia Cambogia, con caffè verde, per avere una dolce coccola, super gustoso, poco calorico, che riattiva il metabolismo. Io sicuramente ho prolungato troppo, vi saluto a tutti quanti, ciao Dora, ciao Monica, questi prodotti se ne possono prendere più insieme o è un problema? Guarda, il mio consiglio, poi non ho parlato anche del importante di antiossidanti, il MAQI, il più potente antiossidante sulla pianeta in questo momento riconosciuto,
Abbiamo il maqui, ricordate, se uso l'antiossidante, proteggono la salute di tutte le cellule del corpo. Ok, io prendo giornalmente un integratore per il metabolismo, prendo Skin Renew per la pelle, prendo Curcumax per il cervello, prendo Tricone per i capelli, prendo Omega 3, perché l'Omega 3 sono super salutare per il cervello, per la vista, per il cuore, prendo... aiutami, probiotici, prendo anche probiotici e poi posso variare con altro, veramente io prendo almeno 7-8 integratori al giorno da quando ho 27 anni, oggi sono di fronte a voi a 51 anni, io penso che essendo la, diciamo laboratorio di ricerca di me stessa, giudicate voi se sta funzionando la mia ricerca o no, se non sta funzionando potete cambiare canale, ma se volete provare trovate tutti i prodotti su cosport.com, ci potete scrivere, noi ci stiamo lavorando tutti quanti, la mia staff, per rispondervi a più velocemente possibile e vi auguro ragazzi di passare una giornata splendida e ricordate se non l'avete mai provato l'integrazione, o almeno se non avete provato il mio integrazione, perché l'integrazione, molte persone dicono ho provato gli altri, non è funzionato, io non posso parlare degli altri integratori, parlo del mio, io sono una staccanovista, sono una perfezionista, sono una che veramente scasso le scatole delle mie produttori perché ci metto la faccia io e io non mi gioco la faccia, sono un prodotto scadente e di conseguenza se volete provare scusami, cosport.com. Andate a sbirciare alle integratori, magari dopo, beh, guarda, la metto qua così la potete trovare, www.colsport.com, scusami, devo mettere gli occhiali perché in tutto sto invecchiando, Colsport, vedi, io stavo scrivendo male, colsport.com, e dopo vi metto anche un po' di link diretti alla pagina degli integratori, va bene? Vi ringrazio tutti quanti, novità anche su Now, sto lavorando per eventualmente a fare le live, sto provando però live belli, live seri, live in HD, ok? Così ci sto lavorando anche su quello, passate una giornata splendida in questa settimana, mandatemi le vostre domande, magari vi affrontiamo che cosa fa il cupping, vi mandiamo a parlare di che cosa fa prodotti tipo Be Good, questo tessuto attivo di fibre in ferro rosso e raggio lontano che mi aiuta a drenare, mi aiuta a tonificare la pelle, mi aiuta a rilassare la muscolatura, mi aiuta a dormire meglio perché sono rilassata, però un altro direte da affrontare questa settimana e grazie veramente per avermi seguito. Un bacio dalla Jill, scrivetemi le vostre domande e ci vediamo presto qui, proprio qui, ok? Sulla mia pagina. Baci a tutti.